Il commento dell'edizione numero 73 del Trofeo Matteotti con il factotum, la mente, Stefano Giuliani, un'altra firma di prestigio perché Valerio Conti era uno degli uomini più attesi, lo scorso anno in rosa al Giro, ha dato lustro a questa edizione. Sì, per non contraddirmi, l'ho detto, o lo vince un giovane, anche se Conti è ancora giovane, o lo vince un talento che diventa un campione, oppure lo vince un corridore di spessore, perché Matteotti è un percorso veramente selettivo, non sembra, inganna, poi col caldo ha fatto ancora di più la differenza. Stefano, non era facile quest'anno portare il ciclismo per quanto sta succedendo con l'emergenza Covid, ma è stata comunque una bella edizione e alla fine anche tanto pubblico. Ma io ho notato più pubblico, ordinato, sinceramente, sono contento, come ho detto già una battuta prima, a dieta, senza rosticini, però è stato piacevole perché già dei primi giri ho notato molto più pubblico, molto probabilmente il fatto che sia la terza edizione con Daniele Sebastiani, che non ce lo dimentichiamo, non può essere qui, ha avuto un contrattempo, oggi era in ammiraglia con me, quindi abbiamo ragionato il Matteotti di che cosa si poteva fare. Beh, dicelo subito, cosa si può fare? Prima di tutto dobbiamo recuperare, io per il ciclismo e lui per calcio. Sì, ma una volta quando correvi non avevi bisogno di recuperare. E in effetti parto per il Pantani, poi c'ho il Coppa e Bartoli, quindi è un modo di dire, per dire un po' di riflessione, perché sinceramente è stato difficile, a volte da fuori sembra facile, col Covid ancora più ci sono state ancora più difficoltà, come ho detto già, gli hotel molto probabilmente, perché non me l'aspettavo neanch'io, c'era tanta gente, questo è buono per l'Abruzzo, riportarlo a settembre, respirare un attimo, ma sempre migliorarlo, come del resto è successo quest'anno, perché quest'anno addirittura sembrava che non si dovesse fare, quindi per noi vale doppio, io sono felice, ci credevo, ci ho creduto e vediamo in seguito.